rete il 2 di Pelé del Pino, così come il 3, il 4 e il 5, gli altri che desistono dalla partenza. Problemi per Pechenia che si getta di galoppo, rimane attardato anche il 7 di Paola Pivu che finisce per lo sbagliare, mezzo meccanico che va per lasciare i concorrenti, c'è subito lotta allo stacco. Dall'esterno è il numero 4 di Penelope Nat che va ad impegnare Pelé del Pino che l'ha presa bene. Pelé del Pino che in breve sfila il comando. Penelope Nat che trova così le gambine del numero 3 di Perno degli Ulivi. Così deve un po' allungare per aggiudicarsi il varco in seconda posizione alla corda. Operazione che comunque ancora non avviene perché Perno è sempre lì. Poi è una piccola manovra e Penelope Nat si sistema così in seconda posizione alla corda. Cavalli che completano il primo quarto in un veemente 28 e 9, non senza spesa, tira via per ora Pelé del Pino e Renato Legati che impongono ritmo rigidissimo, si staccano così dagli avversari con Penelo Penate che precede di 4-5 lunghezze il 5 di Patrol Team dopo i primi 600 in 45 scarsi. Cavalli all'imbocco della piegata di destra con sempre i due staccati. Pelé del Pino e Penelope Nat, gli altri seguono a debita distanza, sempre cavalcati da Patrol Team. Poi a seguire il numero 6 di Perla Damont, precede Pablo Dete. Il primo mezzo miglio, piuttosto sollecito, in un minuto poco abbondante, si arriva così sulla retta opposta con Pelé del Pino in lungo plastico che sigla il paletto del chilometro in 1:14,8. Pelé del Pino che cerca di metterla sul ritmo, ma segue molto molto bene Penelope Nat che per ora ricuce un po' il gap. Gli altri a distanza siderale, i cavalli che imboccano così l'ultima piegata. Pelé del Pino che ora viene ripreso un po' in mano da René Legati. Si alleggerisce un po' sulla curva, ne approfitta Penelope Nat per farsi sotto Pelé del Pino e Penelope in dibattito a scena aperta. Gli altri solo per una piazza e questo è il duello per la vittoria. Ancora una frazione in 15-1, l'ingresso addirittura a Pelé del Pino che ora cerca di difendersi da Penelope Nat a 100 dal palo. Pelé e Penelope sono in due a lottare per la vittoria. Pelé del Pino che per ora sembra abbastanza gestire il vantaggio, arriva Penelope, i due stretti, Pelé del Pino che viene a vincere. Penelope Natte per il secondo, per il terzo e il numero 6 di Perla Damont, 2-4-6, quindi il probabile ufficioso ordine d'arrivo, 46 scarsi per gli ultimi 600, 2-2-6 il totale. Tempo al chilometro intorno all'1:16 e mezzo. Rivediamo comunque le battute conclusive, Pelé del Pino, che comunque esente d'errore, dimostra che con questi vale prima chance. Stesso discorso era stato affrontato per Penelope Nat, erano questi i due cavalli più qualitativi e sono questi i cavalli che alla fine hanno dato ragione al pronostico. È tutto per quello che riguarda la terza dell'Ippodromo di San Marone, 2:31 la quota, linea alla regia.